Dell'anarchia mi piace ricordare delle battaglie vincenti e appassionanti che sicuramente non dobbiamo prendere come esempio. Però ecco, anche qua una profonda conoscenza del nemico per colpire dove più far male è necessaria, sempre dico a scopo didattico chiaramente. E quindi diamo di tempo a sti ragazzetti. Allora, io parto da una prospettiva in realtà completamente diversa, o meglio, sono arrivata, perché parto dal punk anarchico e da un lungo periodo di collaborazione con l'autonomia operaia, che io rivendico con tutte le mie forze, perché l'autonomia operaia è stata in Italia ed è esistita solo in Italia, anche se ha influenzato la nascita di tutta una serie di movimenti come a Berlino o anche a Seattle negli Stati Uniti. La nascita del Black Bloc, che è un movimento internazionale, parte proprio da, se vogliamo, proprio da una fusione tra il punk e quella che è stata l'autonomia operaia e gli autonomen berlinesi. E però in questo mio processo di arrivo devo dire due cose. Allora, una voglio dire proprio su stasera: io sono molto contenta di questo incontro, molto contenta. Penso che sia un momento, non lo so se ce ne sono stati già altri o se questo è davvero il primo, però è la prima volta che noi ci troviamo davanti a una situazione in cui finalmente in Italia superiamo quello che è il dualismo classico, cioè una discussione che è sì NATO o no NATO, sì Ucraina o sì Russia, sì Israele oppure sì Gaza, e quindi no rispettivamente eccetera, e invece arriviamo al livello di quella che è la discussione politica più diffusa per esempio in Inghilterra o in parte anche nella controcultura americana, che però c'è un discorso diverso perché il marxismo là sta guadagnando un terreno che non ha mai avuto in passato e sta invece rinascendo in questo momento. Però voglio fare riferimento alla situazione inglese. Cioè, è come se questo incontro fosse la prima volta che in Italia noi discutiamo tra ambientalisti e, adesso mi rivendico una parola che magari voi non siete al 100% d'accordo con me, ma solo in piccola parte, ma ambientalisti e accelerazionisti, cioè fautori della tecnologia. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale, perché finalmente stiamo cominciando a discutere, e questo io sono molto contenta di questo incontro con Ultima Generazione, e sembra che sia polemica, ma in realtà è davvero che volevo capire. Quindi praticamente che cosa succede? Cominciamo a ragionare in termini di quelle che sono le due problematiche più importanti di questo momento storico, cioè l'ambiente e la tecnologia, perché la tecnologia e l'ambiente sono quelle che caratterizzano il nostro modo di sviluppare un rapporto con il pianeta, con la realtà, con le altre persone, con la qualità della vita. Qualità della vita da Marx in avanti, mentre prima era una cosa che, quando si parlava di sfruttamento del lavoro dipendente eccetera eccetera, non era importante, da Marx in avanti in realtà il discorso della qualità della vita diventa preso in considerazione, e io credo che in questo momento sia assolutamente fondamentale. Bene, all'interno di questo discorso mi sembra chiaro che io sto dalla parte accelerazionista, e quindi quello che penso è che dobbiamo fare in modo che la tecnologia si sviluppi il più velocemente possibile, perché rovesci e metta in contraddizione e soprattutto risolva tutta una serie di problematiche che ci siamo venuti a trovare. Per questo motivo io rifiuto di parlare di capitalismo, ad esempio, una parola che non mi appartiene più, e non è una parola che non appartiene più a Elena Velena nel 2024, ma è una parola che Deleuze e Guattari, già pur avendo intitolato Capitalismo e schizofrenia un loro libro che è probabilmente il testo politico più importante dell'ultimo periodo storico, loro stessi mettevano in discussione questo concetto. Cioè il capitalismo non è la volontà da parte dei padroni del vapore con il sigaro e con il cappello a cilindro di dominare e sfruttare la popolazione, ma è un atteggiamento, un modo di essere, un comportamento che esiste da quando l'umanità si è inurbata, da quando l'umanità ha cominciato a vivere di agricoltura e quindi accumulare un surplus di quello che veniva prodotto.
Ok, quindi il capitalismo è vecchio come il mondo, in un certo qual modo, è vecchio come la società. Quindi come tale noi non possiamo pensare di combattere qualcosa che è vecchio come la società e che è parte integrante del nostro modo di vivere e del nostro modo di crescere, del nostro modo di svilupparsi. Qui il problema non è il profitto, ma è, scusatemi il gioco di parole voluto, l'approfitto. Allora, faccio un piccolo passo indietro, poi torno a questo concetto dell'approfitto. Sia parlando di tecnologia che parlando di ambiente, si ritorna ad un vecchio discorso. Cioè, se l'essere umano è inerentemente buono o inerentemente cattivo. E spesso in un discorso ambientalista apocalittico, diciamo così, l'essere umano è cattivo, perché è quello che inquina, l'hai detto anche tu prima, che ci porta alle estreme conseguenze, ci porta... Poi non sono per l'umanità virus, cioè sì, ok. No, però esiste questa posizione per cui l'uomo inquina, l'uomo sporca, l'uomo distrugge, l'uomo uccide gli animali, eccetera, eccetera. Ok? D'altro canto c'è anche chi dice che l'uomo, il maschio, non il maschio, l'essere umano, è quello che invece utilizza le opportunità per creare una situazione di vita migliore, per amplificare, per migliorare, eccetera, eccetera. Io, dopo aver vissuto 60 anni della mia vita e aver esperienziato un sacco di cose, sono giunto alla conclusione che in realtà la maggioranza degli esseri umani appartengono alla terza categoria, che è quella dei masochisti. Dei masochisti che accettano supinamente una certa dinamica, cioè, e qui ritorniamo sul discorso del profitto e dell'approfitto. Il profitto è tipico del consumismo, del turboconsumismo avanzato, che è il problema di quello che stiamo vivendo in questo momento. Cioè, il motivo per cui abbiamo bisogno del cellulare sempre più nuovo, abbiamo bisogno, come diceva Hermes prima, di andare a lavoro col macchinone che ci fa arrivare allo stesso orario. Però volete mettere che invece che arrivare con la Panda uno arriva col macchinone, non dico Lamborghini, però arriva con il SUV della Toyota, il REV4, fregandosene di quanto consuma, perché il REV4 è più fico. È il mondo degli influencers, il mondo della contemporaneità con cui viviamo, che cosa fa? Amplifica questo meccanismo. Ma questa amplificazione del meccanismo, è questo l'errore di fondo, non è una caratteristica tipica del capitalismo, perché il capitalismo si basa sull'idea di investire sempre nuovo capitale, sempre nuovo denaro per produrre dei nuovi prodotti da vendere. Ma la creazione di un immaginario consumistico è una conseguenza di un comportamento psicologico umano, non è tipico del capitalismo, è tipico del consumismo, che è un'altra cosa, ma si rifà a un bisogno psicologico umano di dominare sull'altro, quindi di approfittare delle debolezze dell'altra persona. Purtroppo ci sono un sacco di studi che dimostrano che anche nel regno animale questa cosa è universalmente diffusa. Non voglio parlare solamente dei primati che noi vediamo hanno tutte le caratteristiche negative di volere la guerra, la competizione, il meccanismo di superiorità, eccetera, eccetera. Ma una quantità enorme di animali hanno in se stessi queste caratteristiche. Allora che cosa significa? Significa che l'approfittare, invece che creare profitto, noi abbiamo uno slogan ridondante ma importantissimo in Italia, è siciliano, però lo capiamo in tutta Italia: cumannari e miglio chi futtiri. Comandare è meglio che scopare. Ne deriva che comandare è perfino meglio che fare soldi. Cioè il poter dominare di un essere umano su tutti gli altri animali non umani e sull'animale umano è una forza propulsiva talmente forte, e Freud l'ha dimostrato fortemente, talmente forte che gli esseri umani non riescono a farne a meno. Allora che cosa significa? Significa che in una situazione del genere, dove tutta una serie di dinamiche non è possibile cambiarle perché sono parte della nostra interiorità, allora io quello che chiedo è
acceleriamo con la tecnologia, acceleriamo con la robotizzazione, acceleriamo con la telematizzazione, acceleriamo con l'uso dell'intelligenza artificiale e di tutte le altre cose, perché prima arriviamo ad una situazione in cui le macchine sono in grado di fare tutto per noi, prima arriviamo a quella strato, a quella base, a quell'idilliaco, veramente idilliaco, a quella idilliaca realizzazione di quello che per Marx era l'idea del comunismo, dove una persona la mattina va a pescare, il pomeriggio filosofeggia, la sera si beve una birra e gioca con gli amici. Prima arriveremo alla qualità della vita in cui non avremo più la necessità di lavorare, quindi verrà cancellato lo sfruttamento dell'essere umano sull'essere umano e sugli altri animali. E una dimostrazione di questa cosa è che per eliminare gli allevamenti intensivi dobbiamo finanziare le ricerche sulla carne coltivata. La tecnologia può risolvere il problema ed eliminare completamente lo sfruttamento degli animali negli allevamenti intensivi. Quindi, per chiudere il mio intervento, il discorso è questo: io sono fautrice dell'accelerazionismo. Più tecnologia, il più velocemente possibile, prima possiamo arrivare a una situazione dove lo sfruttamento dell'essere umano su tutte le altre forme di vita e anche sull'ambiente possa cessare, perché sono le macchine che risolvono tutti i problemi. E per quanto riguarda, scusate, piccola chiosa, insignificante ma importante lo stesso, guardate che stiamo arrivando anche ad una industria del riciclo, in cui adesso dai cellulari si recuperano tutte le terre rare, si riciclano, quindi fra un po' sarà anche completamente inutile perfino la guerra in Ucraina, per il semplice motivo che abbiamo prodotto così tanto surplus di materiali dove ci sono terre rare, che solo recuperando quelle potremmo comunque avere un ciclo virtuoso. Certo, lo so, può sembrare più utopistico quello che dico io di quello che dice chiunque altro, però il problema è che questa strada è aperta davanti a noi e succederà anche se noi siamo contrari. Quindi la mia idea è: lasciamola succedere, prima succede, prima le cose cambieranno positivamente. Grazie, Elena Velero. Grazie a te, Elena, davvero. Grazie per questo lungo intervento, hai davvero raccolto e un po' sintetizzato e anche aggiunto alla conversazione di oggi. Tant'è che anche mentre parlavi già i nostri compagni di chiacchierata avevano desiderio, appunto avevano colto delle suggestioni per rispondere. Io partirei da Francesco, ricordo Legambiente, che appunto aveva desiderio di continuare il suo intervento, insomma, anche in relazione a ciò che è stato detto. Dicendo, io sono sostanzialmente d'accordo con quello che ha detto Tommaso. Penso che siamo più o meno tutti d'accordo sulla gravità della situazione, quindi il problema sono i metodi di lotta, gli strumenti. Ora, io ho partecipato ai movimenti degli anni 70 e li ho visti piano piano morire sotto la criminalizzazione che è stata fatta, ovviamente sfruttando, diciamo, anche la presenza di qualche gruppo armato. Però se ti metti sul piano della violenza, lo Stato ti distrugge, perché non... Infatti, riguardo a quello che fate voi, io fondamentalmente all'inizio l'ho trovato anche molto simpatico come cosa, no? Però il problema è che anche in questo caso sono riusciti a criminalizzarvi. Se tu apri qualsiasi giornale o senti un qualsiasi giornale, voi siete gli ecoterroristi. E questa cosa non è funzionale, cioè non è che voi fate le cose sbagliate, cioè fate bene, bisogna trovare dei metodi diversi per cogliere l'attenzione delle persone, capito? Perché altrimenti rischi di finire in cul-de-sac in cui te la suona e te la canti, nel senso tu e quei pochi che sei riuscito a convincere e tutti gli altri vengono bombardati da informazioni che portano a pensare che voi siete un branco di pazzi, cioè questo più o meno si sente nei telegiornali, insomma, comunque spostati, comunque, ecco. Poi voglio dire qualcosa riguardo al comunismo. Adesso non mi pare che la storia dell'umanità è stata una storia del capitalismo. Il capitalismo è qualcosa che ha iniziato a crescere nell'Ottocento, poi ha avuto una serie di modifiche radicali, le ultime dopo la metà dello scorso secolo. Il consumismo non è una condizione psicologica delle persone, ma è una situazione in cui ci siamo trovati perché
hanno trovato modo di condizionarci e fare in modo che alimentiamo diciamo la produzione, cioè bisogna produrre sempre di più, il PIL deve essere sempre più alto, devi consumare di più e poi quello che non ti serve più lo devi buttare perché comunque devi comunque comprare altre cose. Quindi una cosa che io mi sento di dire, forse potrebbe essere più incisivo, rendersi conto di una cosa, che chi inquina realmente siamo noi, no? Noi personalmente, noi che viviamo in questa società, soprattutto nella società occidentale, perché abbiamo la macchina, perché facciamo tutta una serie di attività che producono inquinamento. Certo, ci siamo arrivati perché la società ci ha spinto a fare questo, però forse un gesto di ribellione potrebbe essere cercare piano piano di ridurre la propria impronta ecologica, quindi iniziare a il SUV buttarlo, magari andare in bicicletta, usare i mezzi pubblici, il car sharing, il carpooling, o comunque se proprio dobbiamo avere una macchina elettrica, per esempio. Guardare i nostri consumi, vedere se quello che compriamo veramente ci serve, quindi evitare alcune zone. Io sono per il boicottaggio dei supermercati e dei centri commerciali, perché sono dei luoghi in cui uno entra per comprare il pane, esce fuori col carrello pieno, c'è il televisore e chissà quante altre cose, e non ci serviva prima il televisore, non ci servirà neanche dopo, probabilmente lo butteremo tra 2 anni, capito? È un cortocircuito mentale in cui stiamo dentro, siamo noi i primi a doverne uscire fuori, capito? E cercare di portare, consumare il meno possibile, riutilizzare tutto quello che è possibile, cercare di indirizzare i nostri consumi verso un minore impatto ambientale, cioè per esempio mangiare biologico significa evitare tutta una quantità di prodotti inquinanti che sono fatti dall'agricoltura industriale, che sono inquinanti per l'ambiente e sono inquinanti anche per noi, perché noi mangiamo della merda, roba che ci fa assolutamente molto male, e ci sembra che siamo felici perché possiamo entrare al supermercato e con pochi soldi compriamo un sacco di roba, però compriamo un sacco di merda, no? Quindi forse sarebbe meglio comprare meno, ma comprare bene, cercare di, e questa cosa, come il discorso delle banche, questa cosa scardina il sistema, perché se la gente non va più nei centri commerciali... Questo è un discorso elitario, sta facendo un discorso elitario. No, non sto facendo un discorso elitario, sto facendo un discorso di una cosa che posso fare io e che puoi fare tu e può fare... Molta gente non si può permettere la roba biologica. Questa è una gran cazzata, ti permetto. Allora, vedi quanto costa la roba biologica? Lo so, perché noi abbiamo... Lei se la può permettere, io no. Allora, ascoltami. Non c'è nessun vero motivo per cui il biologico debba costare più del normale. Beh, dipende cosa intendi per normale. Se per normale pensi quello che trovi sui banchi dell'Eurospin, quello non è normale, perché è roba che fa male a te e fa bene all'ambiente. Che mi posso permettere? Lo so. Quando parliamo di consumo individuale, del fatto che tutti e tutte dobbiamo un attimo guardarci allo specchio e fare il nostro passo in avanti, è perché se io risparmio un litro d'acqua al giorno, da solo non faccio granché. Se siamo 60 milioni, abbiamo risparmiato 60 milioni di litri d'acqua al giorno e non sono noccioline. Poi magari il nostro acquedotto ne perde la metà perché è tutto bucato e quindi il nostro risparmio va a quel paese. Sì, io penso che sia importante fare il nostro passo avanti, ma se rimane un passo individuale è una goccia in un oceano. Bisogna fare politica con questa cosa. Vogliamo mangiare meglio? Andiamo al gruppo d'acquisto solidale, andiamo a conoscere il gruppo d'acquisto solidale, partecipiamo alle attività del gruppo d'acquisto solidale, espandiamolo, diamoci delle possibilità politiche di fare qualcosa. Noi, cioè, è molto bello, no, la questione del fare la nostra parte, ma se sta nel vuoto cosmico, cioè a Eni non gliene frega niente se io vado in bicicletta, ok? Per parafrasare, una volta si diceva a Goldman Sachs non interessa niente se tu allevi polli, ok? E a Eni non gliene frega niente se va in bicicletta.
Cioè, però quei 10 milioni devono andare in bicicletta a Roma, a bloccare il traffico, chiedere che Eni venga completamente rinazionalizzata e che investa da qui in avanti zero sul petrolio e tutto sulle rinnovabili. Questo è quello che fai con 10 milioni di persone che vanno in bicicletta, non le mandi a spasso. Cioè, di nuovo, è una sfida sempre politica su come prendiamo le decisioni. Restare nel nostro singolo è una trappola, mi spiace, ma è proprio è la trappola della colpa che ti mettono in testa. Se la colpa è la tua che ti sei mangiato la bistecca oggi, potevi evitare, certo, possiamo evitare, ok, migliorare un po', ma la colpa vera è di chi fa